quanto occhi il cielo eterno. Si è fatto strada negli anni con la sua voce e lo studio. Il crotonese Oreste Cosimo, tenore di gran fama, tornato nella sua Crotone in questa calda estate per godere non solo della compagnia dei suoi cari, ma anche per un concerto presso la Villa Comunale Opera Gran Galà, che ha visto la partecipazione del soprano Amélie Oys, attrice e cantante, oltre che sua compagna, e Angela Floccheri al pianoforte. L'evento è stato organizzato nell'ambito di Connessioni Festival con i partner Circolo Cinalci, Libreria Cerrelli e The Eventi Music Management per un percorso nella storia dell'opera. Comunque sono molto contento di essere stato invitato da Claudio Borrelli e dalla Compagnia dello Ionio, ed è un grande onore essere qui per cantare per i miei concittadini, insomma. La musica lirica è sempre particolare e affascinante. Io in conclusione ti chiedo, cosa vorresti dire ai ragazzi crotonesi che vorrebbero approcciare a questo tipo di musica, di arte? Sicuramente la musica lirica è un mondo eccezionale, un mondo che davvero è in grado di riportarci lontani da questa frenesia dei social media che porta tutta la vita ad essere vissuta in maniera frenetica e veloce. E invece con l'opera si può approcciare un mondo che è ancora più riflessivo, resta ancora più introspettivo e soprattutto regala ancora un po' di complessità, nel senso ci sono finalmente delle armonie che possono stimolare l'orecchio, specialmente con ascolti in giovane età, e si può davvero stimolare il cervello per davvero ci sono delle studi scientifici che provano come alcune connessioni neuronali siano proprio favoriti dall'ascolto della musica classica, quindi, e a parte questo è bellissimo.